Ok, un altro appuntamento di quest'oggi è il nostro Lido Lenticelle. Andiamo subito a chiedere i vari pareri di questa fantastica struttura qui sempre Marina di Camerota, ricordiamolo. Bene, la nostra prima volta, veniamo dal Venezuela, è la nostra prima volta, veniamo dal Venezuela, quindi però quello che vedo così è bellissimo. Avviciniamoci un po', facciamoci un bel ripiano. Vieni con noi. Allora, non lo so, siamo appena arrivati e penso che la giornata sarà bellissima perché per quello che si vede è stupendo il Lido. Questo possiamo dire. Va bene così, grazie. E passiamo invece a un'altra intervista. Ecco, loro sono il momento clou di ogni Lido. I bambini, cosa ne pensate di questo fantastico Lido? È bellissimo, veramente. È bellissimo, fantastico. Eccezionale. Si mangia pure bene, bella la struttura, si trattano bene. Niente, è stupendo. È tutto bello. E di Marina di Camerota cosa ne pensate? Un bellissimo paese, sinceramente. Sì. È pure molto adatto ai bambini, siano gonfiabili. E ci fate un saluto per Cilento TV? Sì. Ciao! Si parte e qui troviamo subito lo staff del Lido Lenticelle. Andrea, ci vuoi dire qualcosa? Che sono molto timido. Andrea finge di essere timido, in realtà sa bene il fatto suo, ma qui all'interno della struttura troviamo il fantastico, l'unico, eccezionale amico Antonio. Antonio, ci saluti Cilento TV, per favore. Ciao Pietro. Inquadriamo subito i nostri due amici che giocano una fantastica partita di Scala 40. Vuoi dire qualcosa per Cilento TV? E vuoi parlare soprattutto del Lido Lenticelle? No, che è un posto meraviglioso, bellissimo, veramente bello, in mezzo alla natura, veramente un bel posto. No, ci stiamo rilassando in questo magnifico posto del Cilento e lo consigliamo a tutti. Dove venite voi? Da Roma. Thank you.
E come si può notare qui a Lido Lenticelle tutti partecipano all'attività della nostra Stefania. Il tempo di farla smettere, le facciamo una piccola intervista. Ok Stefania, scusami se ti disturbo, vuoi dirmi qualcosa su questi fantastici bambini che vedo che ti seguono tantissimo? Buongiorno, allora per me è stata una sorpresa portare lo yoga in questa spiaggia, soprattutto per un pubblico di bambini, diciamo, che hanno apprezzato ed hanno risposto con entusiasmo. Tutti i pomeriggi lo fanno alle 3:30, anche bambini piccolini, e come vedete si riescono a concentrarsi e a fare tutti gli esercizi. Sappiamo che a Lido Lenticelle non c'è soltanto yoga, che ci sono anche altre attività sportive. Vuoi ricordarcele per favore? Allora, la mattina per i piccolini baby dance. Durante la baby dance si fanno balli di gruppo, disegni, giochi con la sabbia, gare di castelli di sabbia. Bene cari amici del Lido Lenticelle, come potete vedere i vostri bambini comunque hanno sì da fare, quindi voi adulti potete rilassarvi. Mi fate soltanto un salutino bimbi? Un salutino yoga? Non ho capito come si chiama. E dovete urlarlo al forte, urlate forte. E grazie! Io farei un forte applauso a questi bambini! E se volete battergli le mani anche voi che siete lì!